e appunto da Damaino, ha usato le esperienze analitiche riduttive per asciugare sempre di più il suo messaggio e arrivare alla essenzialità delle forme. Parliamo di Agostino Buonalumi, quindi uno dei maggiori artisti dell'arte astratta italiana. E un artista oltretutto, mentre tu stavi parlando di valori ovviamente importanti che si raggiungono nelle aste e che determinano il vero valore dell'opera, beh, parliamo di un artista che negli ultimi anni sta avendo una, come dire, una crescita percentuale annua di valore delle sue opere veramente strepitosa. E la Casa d'Aste Sant'Agostino è onorata di avere questa grande tela estroflessa di Agostino Buonalumi. Parliamo come titolo di questa opera Bianco, ovviamente noi sappiamo che le tele estroflesse sono mediamente bianche o comunque monocrome, e Bianco è una tela dei primi anni 70, 116 di larghezza, 150 di altezza. Vi ricordo che una delle caratteristiche di Agostino Buonalumi era quello di usare delle dime o comunque dei supporti di legno o di metallo, differenziandosi quindi in questo modo dagli altri artisti che hanno fatto le tele estroflesse, per tendere la tela come una pelle e per creare tutte queste delicatissime questi delicatissimi giochi di chiaro e di scuro. Buonalumi, oltretutto, è quello fra gli artisti che fanno le tele estroflesse che ha tentato e utilizzato i metodi più diversi e più fantasiosi. Allora, diamo per questa grande opera di Agostino Buonalumi la base d'asta, sono 40.000 euro per un artista, ripeto, di sicuro investimento, con un apprezzamento continuo di crescita delle sue opere. E passiamo all'ultima delle opere, prima di passare a Patrick, che ovviamente già sta scalpitando per presentare i suoi orologi da polso e gioielli, e ci troviamo di fronte a uno dei più significativi artisti dell'arte povera italiana, il movimento teorizzato da Gustavo Selant, e parliamo di Pierpaolo Calzolari, che ci presenta in questa 112esima asta di Sant'Agostino questa bellissima opera senza titolo del 1970 su cartone, formato 71 di altezza per 101 di base, sale e tabacco su cartone, dove questi agglomerati di sale fanno da contrasto nelle loro curve, nella loro delicatezza e nel loro fulgore bianco a questa massa di tabacco in alto a destra. Anche questa è un'opera con l'autentica dell'artista su fotografia. L'opera è firmata in matita in basso a destra e ha una base d'asta di 10.000 euro. Allora, con questa opera, cara Vanessa, noi lasciamo le tele e ci appropinquiamo ad andare verso l'ultima fase di questa trasmissione che speriamo abbiano apprezzato i nostri ascoltatori e lasciamo la parola a Patrick. Grazie Michele, grazie Vanessa. E in effetti il tempo, pensavamo che in 3 ore non avremmo fatto nulla e invece abbiamo presentato una piccola parte di quella che è l'esposizione qua in Corso Tassoni, perché sostanzialmente venendo qua potete visionare tutte le 910 opere in asta che andranno in asta da lunedì, domenica, adoro, non ricordo, Domenica sono troppi 13. giorni. Domenica 13, ore 20, orologi e gioielli. Lunedì 14, alle 16, dipinti e gioielli. Ore 21, dipinti del Novecento e contemporanei. Martedì 15, alle ore 16, arredi e alle 21, i dipinti dell'Ottocento. Inizieremo infatti domenica sera, domenica 13, alle ore 20, con gli orologi e con i gioielli. Qui abbiamo una piccolissima parte di quelli che sono più di 400 lotti erotti tra orologi da polso e gioielli, perché prima abbiamo presentato l'orologeria classica, le pendole, e qui abbiamo invece un piccolo excursus su quelli che sono orologi da polso. Abbiamo una collezione importantissima. Io qua vi presento una decina di Rolex, perché non posso presentarvi i Vacheron, Patek, abbiamo dei Panerai, abbiamo dei pezzi incredibili. Un piccolo excursus, modelli sportivi, un Explorer 2 con scatola e garanzia, abbiamo uno Yacht Master con il quadrante e la ghiera in platino. Una serie molto particolare di Oyster Date, uno al quarzo e uno automatico, una referenza veramente che è stata prodotta da Rolex per pochissimo tempo, si parla di 500 pezzi al massimo. Dei modelli in oro, degli Oyster Date, tra cui un particolarissimo Oyster Date che è questo qua, ecco se lo possiamo inquadrare.
garanzia della casa d'aste Sant'Agostino e per alcuni modelli anche dalla casa, dalla garanzia della casa madre, quindi con scatola e garanzia. Non ultimo posso farvi vedere un pezzo molto 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 particolare, che è questo qua, un Oster Date in oro 18 carati. Cosa c'è? Con la ghiera e il bracciale, c'è? La parte centrale del bracciale, guardate che spettacolo, tutto tempestato di brillanti. Un oggetto molto 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 particolare per un polso molto importante. Questo modello qua ad esempio viene proposto in asta a 10.000 euro, soli 10.000 euro, che è una base d'asta veramente molto bassa per un orologio che di listino Rolex è superiore ai 30.000 euro. Se teniamo anche conto che c'è stato l'aumento di Rolex da pochissimo tempo e per cui diciamo che è un ottimo prezzo. Che posso dirvi ancora? Vi dico che oltre a questi modelli qua, noi la sera della domenica a partire dalle ore 20 avremo anche degli interessanti gioielli, perché Sant'Agostino questa volta per la sua clientela presenterà, oltre ai quadri, oltre ai mobili, oltre alle pendole, oltre agli argenti che vi abbiamo presentato prima, presenterà una ricchissima collezione di orologi e di gioielli. E io darei la parola ad Oriana, che è la nostra collega e amica, che ha curato tutta la parte del catalogo che riguarda i gioielli. Prego Doriana. Grazie Patrick e buonasera innanzitutto signore e signori. Concludiamo queste intense tre ore di diretta dedicate interamente all'arte con una diversa tipologia di arte. Entriamo nel mondo dei gioielli, dell'alta oreficeria e presentiamo alcuni oggetti di grandissima qualità. A partire dagli orecchini che sta indossando adesso, proprio ora, Vanessa. Si tratta di una coppia di orecchini interamente in oro bianco con due perle australiane, quindi ricordiamo che le perle australiane sono indubbiamente quelle di maggiore qualità e perle che soprattutto permettono anche di raggiungere dei millimetri, un diametro decisamente ampio. In questo caso abbiamo una delle perle di coltivazione color gold, quindi dorate, quindi vediamo questa particolare sfumatura nel dorato, dal diametro di 13 mm, brillanti, taglio navette lungo il lobo, per complessivi carati 2 e brillanti invece taglio rotondo lungo il corpo proprio dell'orecchino per complessivi carati 1,10. Interessante poi è anche la base d'asta di questi splendidi orecchini è di 4.900 euro. Veniamo ora a un altro importante gioiello indossato sempre da Vanessa, ovvero un importantissimo anello, un importante anello che presenta una sommità con una perla leggermente a forma di cipolla, con questa particolare montatura che presenta una doppia ansa. Nel frattempo presentiamo anche la base d'asta di questa importante anello e di lo ripetiamo fra due minuti. Allora, nel frattempo l'anello appunto che stiamo vedendo ora è presentato alla base d'asta di 2.200 euro. Abbiamo detto una perla contornata da brillanti per complessivi carati 0,70 e un'importante perla a forma di cipolla nella parte centrale. Interessante, sempre per ricollegarci al mondo delle perle gold, è questa importante, devo dire bellissima, collana, una collana sempre con una importante perla australiana di 13 mm, che volendo può diventare anche una importante parure con gli precedenti orecchini. Sempre brillanti taglio navette e taglio rotondo per complessivi carati 2,15, proposta anche questa a 3.800 euro. Questa è soltanto una piccolissima serie di gioielli, pensate ne abbiamo addirittura più di 180 che avremo modo di esitare durante la prima sessione d'asta, ovvero la domenica a partire dalle ore 20 e poi una seconda tornata d'asta invece il lunedì pomeriggio a partire dalle ore 16. Doriana, direi che a questo punto non possiamo che salutare i gentili ospiti che ci
hanno seguito da casa e ringraziarli intanto perché ci hanno seguito per circa 3 ore, che non è neanche poco. Spero che si siano divertiti, anche perché hanno avuto la possibilità di ammirare, ripetiamo, una piccola parte di quella che è la grande esposizione della Casa d'Aste Sant'Agostino qui a Torino, in Corso Tassoni 56, dove potete venire a visionare tutti i 900 lotti che sono esposti e che verranno rimessi e verranno messi in asta. Lo ripetiamo, allora, domenica 13 alle ore 20 orologi e gioielli, lunedì 14 alle ore 16 dipinti e gioielli, la sera del lunedì 14 gli importanti dipinti del Novecento e contemporanei che ci hanno presentato poco fa Vanessa e Michele, martedì pomeriggio, martedì 15, alle ore 16 gli arredi, quindi i mobili, le pendole, gli argenti, tutto quello che avete visto nel corso della metà del pomeriggio, e alle 21 i dipinti dell'Ottocento. L'esposizione, mi raccomando, venite da sabato 5 a sabato 12, orario continuato dalle 10 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 22. Quindi avete una settimana, 10 giorni per venirci a trovare, parlare con i nostri esperti, parlare con tutti noi e visionare le opere che andranno all'asta e fare le vostre offerte, perché già da sabato voi potete fare... Vorrei ringraziare solo un secondo i collaboratori della Casa d'Aste Sant'Agostino che ci hanno aiutato in queste 3 ore di diretta. Grazie e alla prossima. E grazie, prego, a tutto il pubblico che ci ha seguito. Grazie da Doriana, da Vanessa, da Patrick e grazie da Michele e da tutto il personale della Casa d'Aste Sant'Agostino. Buona arte a tutti. Shall we begin?